Cercavo questo libro in libreria, ma io ce l'ho in una versione più vecchia, quindi non mi ricordavo di che colore fosse. Mai mettere la libreria in ordine cromatico se non hai a memoria ben impresse nella testa tutte le copertine. Oggi vi porto un libro che non è un romanzo, ma è un saggio che ho letto proprio quest'anno, che ho ottenuto 5 stelline su Goodreads. Se non mi seguite su Goodreads, qua sotto in fondo al video trovate il link corrispettivo. Un saggio che ho letto quest'anno a gennaio, per la precisione, quindi oramai un sacco di tempo fa, ma che mi ha veramente sconvolto la vita. Donne che amano troppo di Robin Norwood, uscito nel 1989 per Feltrinelli, e io ce l'ho in questa edizione che è rosa, mentre l'edizione nuova è in azzurro. È un saggio che va ad esplorare varie e disparate situazioni di donne in difficoltà nelle relazioni. Non difficoltà dovute necessariamente ad un uomo che le maltratta, attenzione, ma anche difficoltà dovute ad uno spirito di sottomissione che queste donne hanno insito in loro e che le porta ad imbarcarsi in relazioni malsane. Varie situazioni che onestamente mi hanno davvero illuminato. È stata terapeutica questa lettura perché penso di essere una di quelle persone che possono dire di aver avuto a che fare con uomini, casi umani di diverso tipo, di molto diverso tipo. Insomma, leggendo questo saggio io mi sono sentita molto molto empatica con le donne di cui si parlava. Si va ad esplorare varie sfaccettature di queste relazioni malate, ma soprattutto si va a capire come uscirne, come guarire. Ci sono, ho scoperto, dei gruppi di supporto appunto per questo tipo di problematiche che aiutano donne in difficoltà nel relazionarsi o comunque che hanno vissuto delle relazioni o stanno vivendo delle relazioni che le schiacciano. Letteralmente che le schiacciano psicologicamente. E questi gruppi di supporto ti aiutano più che altro ad aprire gli occhi su qualcosa che tu non vedi perché sei troppo innamorata, per l'appunto. E normalmente la cosa che fa entrare in questo tipo di relazioni è la solitudine, il senso di solitudine, la paura dell'abbandono, la paura di rimanere soli, magari traumi pregressi che possono essere ricondotti a problematiche che tu in un certo senso vai a ricercare all'interno di un partner, e succede che poi finisci in un circolo vizioso che ti porta a non essere più tu, nei tuoi aspetti più positivi, a non essere più tu come persona, a farti cambiare, ma nel senso brutto della cosa, non a farti cambiare in positivo. Credo che sia questa la differenza fondamentale che distingue una relazione sana da una che non lo è. Una relazione sana tira fuori il meglio di te, se ti deve cambiare ti cambia in meglio, non in peggio. Una relazione malsana invece fa di tutto per farti diventare la donna che non sei, per tirar fuori i tuoi lati peggiori, i tuoi istinti peggiori, o semplicemente per sopprimerti, cambiarti nel senso di annullarti completamente. E molto spesso, e questa è una cattiveria che rivolgo a me stessa e a tutte le donne che si sono mai trovate in una situazione del genere, ce le andiamo a cercare perché gli permettiamo di schiacciarci a queste persone, ed è completamente sbagliato, ma comprensibile perché ci sono mille ragioni per cui una donna arriva a farsi schiacciare da un uomo. E ben per questo in questo libro si va a parlare di psicoterapeuti, psicologi o comunque gruppi di supporto che vanno a risolvere questo problema. E mi dispiace che non siano così ben pubblicizzati questi gruppi di supporto, perché sinceramente penso che sia un problema molto sottovalutato ancora. Si parla tanto di violenza sulle donne, si parla tanto di violenza psicologica, anche di bullismo, di ghettizzazione del sesso femminile, però ci scordiamo di aprire gli occhi su quanto una donna sia disposta a fare per amore, su quanto una donna, anche solo per il fatto di non sentirsi esclusa dalle altre donne coetanee che hanno delle meravigliose relazioni, si accontenta. Accontentarsi è una cosa orribile. Si accontenta non del meglio, ma di quello che trova, e trovandosi magari a fronteggiare una personalità cattiva, dura, non ha il coraggio di andarsene, di lasciarlo lì, per un motivo o per l'altro, o per spirito da croce rossina, o per sindrome di Stoccolma, oppure per altri tipi di sindromi che una può avere, ma principalmente per paura di rimanere sola, fondamentalmente, o la sola.
Attenzione. Questo saggio, appunto, da quello che avrete intuito, per me è stato veramente illuminante e quasi terapeutico, perché dopo tante esperienze negative, sì, certo, sono diventata più forte, è stato comunque un percorso difficile, ma che sono sicura ne avessi bisogno per crescere e diventare la donna che sono. Ero in un periodo a gennaio nel quale ancora non mi rendevo conto di quanto mi potesse servire una lettura del genere, perché ci sono aspetti che semplicemente, anziché affrontarli, assorbirli nella propria testa, nel proprio cuore, tendiamo a dimenticarli, dimenticare quanto ci hanno fatto soffrire, oppure continuare a pensarci con rancore, senza dimenticarli mai, che forse è ancora peggio. Invece da tutte queste situazioni brutte e malsane bisognerebbe cercare di trarne il meglio. E il meglio qual è? Il meglio è imparare a stare da soli, imparare che non si è mai esclusi, imparare che non si è mai soli in un certo senso, perché finché noi stessi ci siamo per noi, allora non abbiamo bisogno di nessuno. Chiaramente io non voglio fare del sessismo con questo video, anzi, in questo libro si parla anche della situazione opposta, quindi uomini che sono magari schiacciati da donne dalla personalità molto forte, che forse proprio per paura di essere schiacciate tendono a schiacciare l'altra persona. Credo che vada ad affrontare, sì, certo, principalmente la situazione femminile, perché noi donne abbiamo molto più di più questa tendenza rispetto agli uomini, ma va ad analizzare anche gli uomini. Quindi il tema generale è quello di una relazione malsana in quanto una parte della coppia mangia l'altra. Passatemi questo termine figurativo. È stato molto di riflessione per me, che non ho ancora imparato tutto quello che c'è da imparare sulle relazioni, che non ho ancora imparato tutto quello che c'è da imparare nel convivere bene con se stessi. So di essere molto a buon punto, so di aver vissuto delle cose inenarrabili, proprio inenarrabili, ma che allo stesso tempo continuo a raccontare. D'altronde sono una scrittrice, è il mio lavoro e effettivamente sto buttando giù qualcosa di, in un certo senso, autobiografico, in maniera un po' catartica anche. E le racconto perché aiuta ad assorbirle meglio, aiuta a ritrovare ogni volta sfaccettature differenti che possono aiutarmi a comprendere per quale motivo io mi fossi imbarcata in quel tipo di relazioni, quale problema io stessi cercando di risolvere non nell'altra persona, ma in me. Perché quando andiamo a cercare di risolvere i problemi di qualcun altro, in realtà stiamo cercando di dimenticare i nostri, forse in un certo senso, di mettere qualcosa di, a nostro avviso, forse un po' più grande dei nostri problemi. Stiamo cercando di minimizzare i nostri problemi per non pensarci, perché sono alla fine i problemi più difficili da affrontare, quelli con noi stessi piuttosto che quelli con le altre persone. Nelle relazioni traspare molto spesso questo e posso dire che da questa lettura ne sono emerse tante di situazioni a cui io non pensavo più, situazioni che sì, sono ancora lì, magari mi hanno lasciato effettivamente qualche insegnamento, ma che, come ho detto prima, magari penso con rancore ancora, forse troppo rancore per tutto il tempo che è passato, però sono esperienze che in un certo senso mi hanno segnato e che adesso affronto con molta più serenità, perché so che io posso avere di meglio. Io probabilmente avevo i miei motivi per scegliere un tipo di persona come le persone che ho frequentato. Io posso aspirare a qualcuno che effettivamente mi valorizza, a qualcuno che mi apprezza, a qualcuno che non mi impedisce nemmeno la solitudine, perché sa che mi può far bene la solitudine. A qualcuno che mi tratta con rispetto, che rispetta i miei interessi e che ne è interessato, sinceramente interessato alla mia persona, a quello che mi piace, a quello che non mi piace, a fare delle esperienze con me, a parlare con me, a farmi parlare, che accetta il mio passato e non lo critica mai, anzi, che cerca di comprenderlo così come lo sto comprendendo ancora io. Esistono queste persone, mentre prima io avevo la certezza che una persona del genere non esistesse. Esistono queste persone e talvolta, anche quando sei sicuro di averla trovata quella persona, questa persona si rivela essere sbagliata per te. Sbagliata perché non cerca le stesse cose che cerchi tu, sbagliata perché ti tiene appesa un filo, ti tiene appesa al filo dell'indecisione di lasciare andare questa cosa per la sua strada oppure tenerla lì sul comodino in un certo senso, lì che ti guarda e che ti dice: sì, certo, potrai continuare a frequentare un sacco di persone, ma nessuna di queste sarà me. È una situazione davvero particolare questa, però ti insegna che alla fine ti basti tu e
tutto il resto è un meraviglioso di più. A me piace tantissimo questa espressione, la uso praticamente sempre. Tu sei la persona giusta, tu puoi bastarti anche per tutta la vita, quali che siano i tuoi desideri, non hai bisogno di accontentarti, e se tu arrivi a questa consapevolezza, la persona giusta prima o poi arriva, e starà a te mantenere comunque questa consapevolezza di sé senza farti schiacciare dall'ambizione di avere quello che hanno gli altri. Questo libro io lo consiglio veramente a chi si sente come me, a chi ha avuto delle relazioni presto o tardi che l'hanno fatta soffrire, fatto anche perché appunto, come ho detto prima, è aperto anche a una lettura maschile. L'introduzione di questo libro ti dice: se tu sei convinta di non aver sbagliato niente, non aprire questo libro, non leggerlo, perché comunque devi essere pronta ad affrontare i tuoi problemi più profondi, problemi che, come ho detto prima, potresti aver dimenticato, soppresso nel tuo cuore per evitare di stare male. Se tu non vuoi stare male leggendo questo libro, se tu pensi che possa farti stare male anziché guarirti attraverso il dolore, non leggerlo. Per tutte le altre persone che invece ne hanno la necessità, in un certo senso, è un saggio veramente scritto benissimo, molto empatico, che va ad analizzare veramente qualsiasi aspetto delle relazioni malsane. Quindi voi, almeno in uno di questi racconti, almeno in una di queste storie che a volte vanno affrontate per esagerazione perché sono casi limite, questo è il libro che fa per voi. È un saggio comunque molto interessante da leggere, anche per chi si interessa alla psicologia in generale, alla terapia, alla situazione femminile anche, perché no? Anche se comunque è un libro vecchiotto, è un evergreen secondo me che vale a tutt'oggi, perché è un problema che tuttora sussiste e al quale diamo veramente poco, pochissimo peso. Se avete altri saggi di questo genere, o se avete un'opinione personale su questo saggio che avete letto come ho fatto io, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Aspetto i vostri consigli e spero di trovare delle letture interessanti da fare in un futuro sempre con questo tema. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno che conoscete, oppure possa interessare effettivamente questa lettura a qualcuno che conoscete, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video giovedì 30 luglio con Cartoon Joe, ultimo appuntamento del mese di luglio, mentre la prossima Books Review sarà il 10 agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!